l'esigenza di art nasce da una situazione mondiale, da una ricerca che abbiamo effettuato. Abbiamo notato l'esigenza anche di avere nel primo acquisto in particolare un prodotto più veloce, più smart. Abbiamo capito che un 30% del consumatore acquista un prodotto al di sotto dei 5.000 euro, per cui ci serviva in questo caso di creare una linea di prodotto dedicata che fa parte sempre del DNA Stosa, ma è stata pensata in maniera diversa, quindi questa è stata l'esigenza principale. Stosarte nasce come progetto totalmente certificato FSC, esce con la certificazione della scocca del pannello CARB 2, esce con la certificazione di qualità italiana e quindi abbiamo fatto subito il passaggio importante che ci siamo trovati nei vari anni a fare con l'altre gamme Stosa. Quindi siamo contenti anche perché Art nasce con un preciso scopo, quello di soddisfare l'esigenza del contract, e contract sappiamo che è un mercato molto importante all'estero, è diciamo una delle de vie di bocco più importanti sui mercati esteri, per cui era necessario, era fondamentale uscire con tutte le certificazioni a posto. Un prodotto smart è un prodotto furbo ma anche con caratteristiche di design e colorazioni interessanti e anche innovative. Abbiamo cercato di avere un prodotto semplice perché nella componibilità è importante anche avere un prodotto che sia facile di comprensione, non solo per il consumatore ma anche per il rivenditore. E quindi abbiamo, se vogliamo, cercato di delineare un qualcosa che sia all'interno di DNA Stosa ma con delle caratteristiche comunque funzionali molto pratiche. Ho il piacere di presentarvi a Linea Art in anteprima, in cui facciamo una carrellata un po' delle caratteristiche essenziali del modello. Innanzitutto è composto da due modelli, la Sveva e la Kaya. La Sveva ha delle caratteristiche dell'anta a telaio, mentre la Kaya ha tutte le finiture lisce. Lo studio che abbiamo fatto alla Stosa è quello di declinare e di presentare questo modello in modo che il cliente possa declinare la finitura su tutte le superfici della cucina, in modo che possiamo avere dal colore dell'anta la stessa finitura sul top. I sistemi di apertura sono complete, come richiede il mercato, e sono di sistema gola e maniglia nelle varie finiture che abbiamo scelto, che sono nero, bianco e nickel. Entriamo nello specifico della Kaya. Vi presento questa composizione che è composta dalle finiture Slate Grey e Calyx. Il sistema d'apertura è gola, che come ho specificato è disponibile sulla gamma Art nelle tre finiture che è bianco, nero e nickel. Poi abbiamo la novità del pensile vetro, che è l'elemento trasversale a tutte e due le gamme di prodotto Kaya e Sveva. E poi abbiamo qui sulla nostra sinistra il sistema è un completamento d'arredo nuovo che abbiamo fatto per tutta la gamma Art, che si chiama Unico. Unico ha la caratteristica di essere personalizzabile in altezza e in larghezza, in modo che abbiamo le stesse finiture della cucina anche riportabili sul sistema Unico. Caratteristica infatti del modello Kaya è quello di poter avere anta e top con la stessa finitura. Qui siamo su un'altra composizione e soluzione d'arredo del modello Kaya. Nello specifico abbiamo il Vanilla Ice, che è il colore tinta unita, insieme alla finitura legno che è il Tropea. Il sistema ancora una volta è il sistema gola, è gola nella colorazione nera, e abbiamo diverse novità su questa composizione, in cui abbiamo il Metal Frame, che possiamo avere nelle finiture bianco e nero, il sistema Float che è alle mie spalle, che anche lì possiamo avere nelle varie finiture nero, bianco e nickel, e possiamo personalizzare anche tutte le varie finiture per quanto riguardano le mensole. Poi abbiamo il nuovo tubo oggettistica, che è un elemento novità sul modello e sulla gamma Art, che si chiama Easy, è un nuovo tubo oggettistica.
E alle mie spalle abbiamo il nuovo sistema di apertura girevole che dà una soluzione innovativa al sistema angolo. Vi presento ora un'altra soluzione del modello Kaya nelle finiture nobilitato opaco Brio e opaco Metal, che sono due fra le nuove finiture che ci abbiamo a disposizione nella gamma Art e del modello Kaya. Qui abbiamo anche sulla colonna frigo la nuova finitura e il nuovo modello maniglia Matrix, che evita il discorso di aumentare la lunghezza della cucina di 3 cm inserendo e evitando la gola. Abbiamo la nuova cappa ESC, che è un'esclusiva design Stosa, della misura di 60 cm, e il nuovo vanaggiorno scorrevole, che è un elemento universale da inserire su tutta la gamma Kaya e Sveva. Vi presento ora il modello Sveva, che è disponibile in due finiture, che è il bianco plank, che è qui su questa composizione, insieme alla acacia. Una caratteristica essenziale della gamma Art, cioè Kaya e Sveva, è la possibilità di mixare i modelli. Un esempio di questo, qui abbiamo il bianco plank integrato alla finitura Kaya argentina e la cappa integrata che è agate. Abbiamo anche il modulo hang sotto pensile, che è modulare e un ottimo completamento al design possibile sulla cucina, la maniglia King, che è disponibile in due finiture bianco e nero, e una nuova struttura sotto per basi che può essere posizionata per il retro delle isole o penisole, che si chiama Float. Per concludere questa veloce carrellata della nuova gamma Art, Stosa vi mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzare le più belle progettazioni, fornendovi cataloghi, listini fotografici e programmi grafici. E insieme al Design Lab abbiamo realizzato dei suggerimenti stilistici rappresentati in un book composizione in cui abbiamo cercato di combinare solo alcune delle infinite possibilità di progettazione alla nuova gamma Art.